Abbiamo ripreso da Vercelli. Com'è andata lei a mente serena? Ma è stata una partita nel primo tempo equilibrata, dove al di là di quello che è stato detto o scritto, credo che la squadra abbia fatto la partita che doveva fare. Secondo me abbiamo prodotto molto di più di loro perché abbiamo avuto 3-4 occasioni abbastanza grosse, tra il colpo di testa di Pinto, l'occasione di Nello, il tiro di Brunoli, io credo il tiro di Remedi è stato, secondo me, l'occasione migliore che abbiamo avuto, anche se viene da un tiro da 25 metri, come è stato il tiro di Mammarella, stampato sulla traversa. Per il resto non abbiamo corso grandi pericoli. Secondo tempo l'equilibrio ha spostato il gol che abbiamo subito troppo presto. È vero che fino al momento in cui ho fatto il primo cambio, al di là del tiro di Bruno, non abbiamo prodotto granché, quindi la squadra ha subito un pochettino il contraccolpo del gol preso. Dopodiché siamo andati a fare un po' di confusione, non perché l'hanno fatto i giocatori, ma perché quando gli ho cambiato il modulo abbiamo perso trama e certezze, però se volevo provare con i giocatori a disposizione a tentare di essere un po' più offensivo, non è che avessi tante altre soluzioni sia nel modulo che negli interpreti, quindi va così. Detto questo, abbiamo perso una partita contro una squadra forte. Non credo che per dinamica di gioco che è stata fatta durante il corso della gara sia stato un divario così netto come mi è stato detto dal punto di vista fisico. Quando si fanno le analisi delle partite bisogna capire perché succede una cosa o perché succede un'altra, se no vorrei fare un altro lavoro. La tipologia di gioco della Pro Vercelli su quel tipo di campo lì è una tipologia di gioco che va direttamente sui quattro davanti e dopodiché vedono che si sviluppa. Se quando la palla arriva nei quattro davanti, come sono bravi loro, la tengono tutte le volte e procurano comunque azioni offensive o dribbling o uno contro uno o calci d'angolo, tuttavia quello che va dicendo, poi è normale che l'inerzia si sposta magari un po' più sulla metà campo nostra, e per una squadra che al contrario deve fraseggiare come siamo noi, un po' di condizioni per farlo vengono meno. Possono essere una condizione non brillantissima, qualche giocatore di quei più importanti che non è magari al top, il campo non aiuta chi fa il tipo di gioco nostro. Detto questo, abbiamo perso contro la buona squadra. Comunque arriva il Pisa, mister, una squadra che addosso ha tante pressioni, perché la tifoseria, l'ambiente la vorrebbe un pezzo più avanti. Ma anch'io vorrei andare alla Juve, però c'è Allegri. No, io credo che dobbiamo incontrare un'altra squadra simile come portato ad organico alla Pro Vercelli, anzi oggi secondo me possibilmente c'è qualcosa in più perché si è rinforzata in modo pesante nel mercato di gennaio, era già una squadra forte prima. È un'infrasettimanale, è una squadra che a differenza nostra ha i giocatori migliori che stanno bene. Io credo che per fare grandi imprese, per fare grandi risultati, ottenere grandi traguardi, una squadra in generale debba avere i giocatori più forti al top della condizione quando c'è il momento che serve. Remedi? Rimedi non ce l'ho, ha fatto No una buona gara, rimedi. però non ce l'ho, quindi è questo magari incastrarsi di queste situazioni qua, che magari nella circostanza immediata ci può mettere un po' in difficoltà, però ho sempre detto che mi fa schifo la gente che si piange addosso, quindi non sto lì a piangermi addosso, con 11 per partire nel raccatto e tentiamo di ovviare a tutte le difficoltà che possiamo incontrare. Chi altro non avrai? Oggi faccio la conta precisa, dopodiché lo so. Può darsi che abbiamo qualche assenza, o può darsi che debba far giocare o portare in panchina qualche giocatore che sarebbe in condizione di farlo se fossimo al completo. Ecco, invece Belloni oggi mi recupera, non so se lo posso portare. Cutolo, così stoppo un'altra domanda, qualcosa ci fosse, è un giocatore che secondo me per l'età che ha 3 partite consecutive, purtroppo per me non le può fare. Quindi devo fare dei calcoli su Nello. Benucci, vediamo se riesco a portarlo in panchina. Buglio, vediamo come ha recuperato dal problema che ha, se ha recuperato. Rosa Liu, che è reduce da 7 mesi che non gioca. E Tassi, che è da vedere, Tassi e Basite, che devo valutare in che condizione fisica sono. Secondo te, per quello che riguarda Salifu, gli manca solo la condizione partita, diciamo così. Oggi non ha avuto chance sufficienti per potervi dare una risposta così. Può essere che
o per scelta o per circostanza domani possa essere una di queste, con il beneficio del dubbio, nel senso che comunque è un ragazzo che dal primo minuto non è partito mai, quindi da quelli abbiamo il Pisa, non abbiamo la San Giovannese, con tutto rispetto, quindi vediamo che succede. Mi sembra che il terreno di gioco potrebbe essere comunque pesante da questo punto di vista, sicuramente non è un vantaggio vista la nostra struttura di squadra, anche poi molti giocatori non in condizione. Sì, può essere una lettura. Oltretutto io penso una cosa, tanto che i giocatori ne hanno già parlato, in questo momento qua non è il caso per noi di... Abbiamo una nostra caratteristica, una nostra identità, che è quella di sviluppare giochi in un certo modo. Ci vogliono delle condizioni ideali per farlo, e dentro l'organico che abbiamo e fuori. Oggi fuori le condizioni non ci sono, quindi dobbiamo modificare leggermente qualcosa nell'approccio alle partite, nell'interpretazione delle partite. Oggi serve che in situazioni dove arrivano corazzate del genere, ve lo dico idealmente, serve che ci mettiamo a petto nudo contro un tiro in corsa, dobbiamo rimanere in piedi. Noi tentiamo di rimanere in piedi, con altre caratteristiche rispetto a quelle che abbiamo sviluppato fino ad oggi. Mi chiedo se la luce anche del fatto che molti giocatori non al massimo della condizione, sta pensando di poter variare anche modulo, anche se può dire che rompe il trequartista, quello nel quale la squadra si sente meglio. Sì, ma è anche un modulo che richiede un certo tipo di qualità per fare quello che abbiamo fatto noi, o per farlo in un altro modo, altro tipo di qualità, che possono essere pure fisiche. Il Venezia ha fatto questo tipo di gioco qua, ma senza la qualità nei singoli che ho avuto qua ad Arezzo, quindi l'abbiamo improntata sulla forza fisica, su corsa, sulla pressione, altre qualità che oggi noi non abbiamo. Quindi quando contrapponiamo a squadre che invece ce l'hanno, possiamo soffrire se non ci sono le condizioni per permetterci di sviluppare le nostre di qualità. Però nel calcio va così, quindi qualcosa potremmo modificare oppure no, vediamo, tutto passa per i giocatori che ho a disposizione. Basta domande? Ho ghiacciato tutti. Non è un bel quadro. No, ma al di là del bel quadro, ripeto, non... è una disamina pulita. Io a oggi, lo dico dopo una sconfitta, i nostri giocatori li devo soltanto che ringraziare, perché hanno fatto un cammino spaventoso, l'ho detto già dopo la partita di Vercelli, secondo me oltre le loro qualità, senza offesa per nessuno. Oggi proseguiamo tentando di ovviare anche qualche defezione pesante che abbiamo, perché se avessimo incontrato una squadra magari di minore tasso tecnico, minore importanza, si riesce a mascherare qualcosa. Quando si fanno questo tipo di partite qua, io che stiamo in tiro in campana tutti, però ripeto, con qualche accorgimento stiamo in campana pure domani. La notte porta consigli, insomma. Forse sì, forse no. Ve lo dico domani. A posto? Grazie. Grazie.